Meghan Markle è stata notevolmente assente dalle recenti avventure mediatiche del principe Harry, ha suggerito un autore reale. Il principe Harry sta eseguendo gli ordini di sua moglie mentre lei si isola dalle ricadute in corso, ha affermato un autore reale. Da quando i Sussex hanno pubblicato il loro docudrama su Netflix a dicembre, Harry ha lanciato il suo libro di memorie rivelatore, ha preso parte a numerose interviste per promuoverlo e si è seduto con l'esperto di traumi. Il dottor Gabor Maté, mentre Meghan Markle ha mantenuto un basso profilo. Così facendo, la duchessa del Sussex sta raccogliendo i frutti mentre Harry si prende il caldo dalle sue controverse osservazioni sulla famiglia reale. Tom Bauer, autore di Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsors, suggerito a GB News. Meghan, la persona che ha davvero acceso l'intera crisi, è assente, ha affermato il biografo reale. Punto punto. Ha continuato. Sta mandando Harry a combattere le sue battaglie mentre lei rimane nell'oscurità. Lo sta usando per combattere i suoi nemici, la famiglia reale. Bauer ha aggiunto. È lui che prende tutte le critiche e lei si tira indietro. È diventato il suo burattino. La campagna mediatica di Harry ha scatenato un contraccolpo su entrambe le sponde dell'oceano. Punto. Il sondaggio iniziale condotto 6 giorni dopo l'uscita del suo libro di memorie rivelatore, Spare, ha rilevato che la sua popolarità era diminuita. Redfield Wiltons ha chiesto a 2000 elettori statunitensi idonei di valutare quanto gli è piaciuto il duca dopo l'uscita di Spare e la docuserie Netflix della coppia, Harry e Meghan. La società di sondaggi ha rilevato che il punteggio di favore del duca di Sussex era precipitato a meno 7 da un massimo di più 3,8 del 5 dicembre. Thank you.